Amici di Inter, fan TV Cuori Forti Nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news pre-partita di Spal Inter. Ci vediamo per forza, ragazzi. Come vedete, sto tornando a casa in postazione proprio per seguire insieme a voi la partita da Ferrara con subito, diciamo, le probabili formazioni. Manca poco, dovrebbe tornare Eriksen titolare, Lukaku non dovrebbe andare nemmeno in panchina, De Vrij diffidato, non dovrebbe partire dal primo minuto, quindi Ranocchia, Skriniar e Bastoni, Gagliardini e Brozovic confermati con Eriksen nel 3-4-1-2, Sanchez, Lautaro dovrebbe essere la coppia d'attacco, più Candreva di Moses che però torna a disposizione a destra, Biraghi dovrebbe prendere il posto di Young. Queste un po' le scelte probabili a poche ore, ormai meno di 2 ore dalla partita, e volevo darvi anche però un paio di informazioni o notizie, perché tanti tifosi aspettano la possibilità di ritornare allo stadio e invece è arrivata, nonostante la proposta della Lega che è stata girata a Gravina per cercare di convincere un po' le istituzioni, il governo a prendere in considerazione per le ultime 2 giornate un test per la prossima stagione. È arrivato il secco no del ministro dello sport, che si è consultato spadafora con il ministero della salute, con il ministro della salute, ma anche con il comitato tecnico scientifico, e sta lavorando, ha detto, per settembre, quindi per la prossima stagione, anche perché il problema non è all'interno dello stadio, ma sarebbe tutta la zona antistante, i controlli, il prefiltraggio, essere pronti per questo tipo di, diciamo, di afflusso. Questa è una delle notizie. L'altra è quella dell'IFAB, che ha aperto alle 5 sostituzioni, anzi ha dato l'ok per le 5 sostituzioni anche nella stagione 2021, perché sarà una stagione molto compressa. Ci saranno tante volte 3 partite a settimana, numerose partite delle nazionali, anche con le qualificazioni, Nations League, si concluderà con l'Europeo, con anche la Coppa America, quindi comunque tanti incontri ravvicinati per tantissimi giocatori che avranno poche vacanze, avranno poco tempo per recuperare, quindi 5 sostituzioni per ora solo per la stagione 2021. Poi saranno le varie federazioni libere di decidere sì o no, ma quasi tutte andranno ovviamente verso il sì, perché è una cosa di grande buonsenso, e speriamo anche che il nostro caro mister Conte inizi quindi anche in questo finale di stagione a farle sempre di più, a far ruotare non solo da una partita all'altra, come detto, quindi Ranocchia, Eriksen, Biraghi, queste le principali novità che dovrebbero essere stasera. Vi ricordo la diretta, speriamo davvero che la connessione, incrociamo le dita perché da domenica dovremmo essere un po' più tranquilli, ma oggi ancora in una fase sperimentale, quindi Spal Inter dalle 21:30 su Inter Fan TV, la seguiamo insieme. Vi faccio vedere, siamo tornati alle vecchie sane abitudini con zaino nerazzurro anche in spiaggia, quindi sempre forza forza Inter qui dal Pizzomuno di Vieste. Un caro saluto da Michele Borrelli, ci vediamo dopo, a tra pochissimo. Buona cena e ci vediamo dopo. Ciao 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 dal mare di Vieste.